La sensibilità, la passione con cui ha illustrato le problematiche relative ai minori e quindi sicuramente penso che avremo modo anche in futuro di poter continuare questa collaborazione con lei in altri convegni. Voglio porgere il mio saluto a tutti i presenti, a tutti i relatori, al moderatore, al professor Tramontano. E ringrazio anche tutti i partecipanti che si sono iscritti a questa giornata di formazione. Mi dispiace che non sia stato possibile accreditare altri esperti, altri professionisti, perché purtroppo l'esaurimento del numero massimo dei posti disponibili non ci ha consentito di farlo. Quindi purtroppo è con la capienza di questa sala molto bella, tra l'altro, non ci ha consentito di poter accreditare altre persone che avrebbero voluto essere qui oggi e quindi abbiamo ricevuto parecchie altre richieste. Per tutto quello che io non riuscirò a dirvi in questa giornata, vi rinvio alle mie principali pubblicazioni, che poi alcune sono proprio sul tema oggetto del dibattito, e sono appunto i reati contro le donne e contro i minori della Giuffrè, editore, e Vittime di crimini violenti della Maggioli, editore. Tra l'altro in questi giorni sta per essere pubblicato un altro importante trattato, che è quello sulla perizia psichiatrica nel processo penale, sempre della Maggioli, e un altro che sicuramente sarà nelle librerie a luglio sulla donna criminale, e quindi lì abbiamo affrontato il tema della donna autore di reato e ovviamente anche poi tutte le problematiche che riguardano la vittima di donna autore di reato, per cui anche lì ci sono poi degli approfondimenti che riguardano i minori. Bene, la tutela penale dei minori ha iniziato ad assumere una rilevanza profonda soltanto tra la metà del XIX secolo e la metà del XX secolo, con l'emanazione di norme a tutela dei minori sia nell'ambito familiare che in ambito lavorativo. E fino a tempi relativamente recenti, il minore è sempre stato oggetto del diritto, perché appunto sottoposto ad una rigida autorità parentale, o meglio una rigida autorità patriarcale, per cui non ha mai goduto di una piena tutela giuridica anche dal punto di vista penale. Il 20 novembre del 1989 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, e quindi in questa occasione per la prima volta sono stati enunciati i diritti fondamentali di tutti i bambini del mondo. La rilevanza che ebbe questo documento è nota a tutti, perché questa è stata ritenuta la carta fondamentale in materia di diritti umani ed è stata ratificata da 200 stati. L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza con legge numero 176 del 27 maggio 1991. Questa convenzione è composta di 54 articoli e stabilisce 4 principi fondamentali. Innanzitutto il principio di non discriminazione nell'articolo 2, per cui i diritti sanciti dalla Convenzione devono essere garantiti a tutti i minori, senza distinzione di razza, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinione, sia del bambino o dell'adolescente che anche dei genitori. Poi il principio del superiore interesse, l'articolo 3, per cui in ogni legge, in ogni provvedimento, in ogni iniziativa, sia pubblica o privata, in ogni comunque situazione che possa presentare dei problemi, deve avere la priorità sempre l'interesse del minore, sia bambino che adolescente. Poi il principio del diritto alla vita, il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino, l'articolo 6.
Quindi gli stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la vita, per tutelare il sano sviluppo dei bambini, anche con la cooperazione tra i diversi stati. E infine il principio dell'ascolto delle opinioni del minore, di cui all'articolo 12 della Convenzione, il quale prevede il diritto dei bambini ad essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il dovere anche degli adulti di tenere in debita considerazione le opinioni del minore. Quindi con questa convenzione c'è stata una presa di coscienza da parte di tutta l'umanità circa la necessità di creare uno strumento specifico che fungesse da guida per garantire la tutela dei diritti dei bambini di tutto il mondo. Perché? Perché ci si era resi conto che il muro di omertà, le mura dietro le quali si celavano tutti i silenzi, tutti i dolori, tutte le barriere che impedivano di raccogliere il bisogno di aiuto di milioni di angeli, dovevano essere abbattute, dovevano essere demolite, dovevano essere annientate. Il codice penale dedica una particolare attenzione al minore quando il minore è imputato, cioè quando è soggetto attivo di reato, però non ha ritenuto di destinare un titolo specifico ai reati che sono commessi in danno dei minori. Cioè, in sostanza, in Italia c'è una sottovalutazione da parte dell'ordinamento giuridico, perché nel nostro paese manca un sistema penale organico di protezione del minore che è vittima di reato. Che cosa prevede il legislatore? Prevede in alcuni casi delle disposizioni penali che trovano indifferentemente applicazione qualunque sia l'età dell'offeso. Poi ci sono delle disposizioni penali che trovano delle disposizioni penali specifiche che vengono che prevedono una tutela particolare di chi è minore di una certa età, e in tutti questi casi comunque queste poche disposizioni che rinveniamo nel codice penale sono comunque disperse in titoli diversi in cui il bene giuridico tutelato non è la personalità del minore, ma beni diversi, come ad esempio la famiglia, la responsabilità genitoriale, la moralità pubblica e così via dicendo. Quindi le norme sono sparse all'interno del codice penale, non c'è un titolo dedicato in maniera specifica ai reati commessi in danno dei minori. Quindi anche la collocazione sistematica di queste norme evidenzia che la protezione del minore vittima di reato in sede penale non è organica, ma è una protezione che viene prevista in maniera episodica, in maniera occasionale, laddove invece l'interesse pubblico alla tutela del soggetto in formazione avrebbe dovuto imporre una disciplina più organica e completa. Io quindi, nella mia analisi, che ovviamente sarà stringata per una questione di tempo, cercherò di evidenziare quelle che sono le lacune, le mancanze di cui vi ho detto. E iniziamo col dire che le leggi penali considerano diversi reati in cui il minore è coinvolto come vittima. Sicuramente i più gravi sono quelli dell'infanticidio, quindi del minore vittima già dalla nascita e ancor prima attraverso appunto il reato di aborto, per poi proseguire dopo con tutti i reati che colpiscono il minore nell'età evolutiva. Partiamo dall'articolo 591 del codice penale, quindi l'abbandono di persone minori o incapaci. Questa norma sanziona penalmente chiunque abbandoni un minore di anni 14
e per la sussistenza di questo reato è necessario e sufficiente uno stato anche potenziale di pericolo per la vita, per l'incolumità del minore, che appunto viene causato dalla carenza di cure, dalla carenza di vigilanza. Ebbene, questa norma che offre tutela è collocata in un capo del codice relativo ai delitti contro la vita e contro l'incolumità fisica, per cui sembrerebbe che l'ordinamento ignori che il minore ha bisogno non solo della sua integrità fisica, ma anche e soprattutto della tutela della sua integrità psichica. Quindi, per un soggetto in formazione, per un soggetto appunto in età evolutiva, una situazione di abbandono può causare non solo dei danni fisici, ma principalmente dei danni psichici, che sono gravemente lesivi dello sviluppo della sua personalità. Poi abbiamo un'altra norma, l'articolo 571 del codice penale, abuso dei mezzi di correzione e disciplina. Qui la norma prevede un reato che punisce chiunque abusa dei mezzi di correzione o disciplina in danno di una persona che è sottoposta alla sua autorità oppure a lui viene affidata per ragioni di educazione, di istruzione, di cura, di vigilanza e di custodia. E questo reato sussiste se dal fatto derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, e poi ovviamente le sanzioni sono più gravi se dal fatto deriva una lesione personale oppure se dal fatto deriva proprio la morte del minore. Quindi questa legge non punisce l'utilizzo della violenza, questa norma, ma appunto l'articolo 571 del codice penale sanziona soltanto l'abuso dei mezzi di correzione e disciplina, per cui legittima la violenza come strumento non punisce l'uso della violenza, ma soltanto l'abuso dei mezzi di correzione. E quindi questa norma è una norma che ad oggi risulta anacronistica, perché va a radicare la funzione educativa, su un concetto di correzione e di disciplina, e di fatto legittima la violenza fisica come uno strumento che viene considerato utile nel processo educativo, mentre invece l'esperienza dimostra che, e la scienza pedagogica lo ha anche documentato, che la violenza non costruisce mai personalità compiute, non costruisce personalità libere, ma al contrario determina degli effetti deleteri, perché va a deprimere, va ad umiliare, a far insorgere da una parte delle passività e delle dipendenze, oppure dall'altra parte delle ribellioni e delle forme di aggressività. E questa norma poi è profondamente ingiusta, anche perché assicura un notevole sconto di pena per gravi reati, appunto come le lesioni e l'omicidio, laddove vi è appunto la presenza di relazioni familiari tra il colpevole e la vittima. Quindi questo appare molto grave, perché proprio in ragione di questa relazione familiare tra il colpevole e la vittima non gli dovrebbe essere uno sconto di pena, ma anzi dovrebbe essere una circostanza aggravante, quindi non una circostanza attenuante. Poi abbiamo l'articolo 572 del codice penale, maltrattamenti contro familiari e conviventi. Anche questo è un altro reato che impropriamente il nostro legislatore ha inserito tra i reati contro la famiglia. Però voi capite bene che siamo di fronte ad un reato che può essere compiuto anche al di fuori del nucleo familiare, e quindi il bene giuridico tutelato, che avrebbe dovuto tutelare il nostro legislatore, non deve essere nell'ordine della famiglia, la regolarità delle relazioni familiari, ma l'integrità fisica e psichica della persona. Quindi questa norma, tra l'altro, non precisa in che cosa debbano consistere i maltrattamenti, e ovviamente opportunamente lascia aperta la fattispecie per poterli comprendere all'interno della stessa casi
che sono tra loro molto diversi, e quindi vari casi che la vita può proporre e che ovviamente il legislatore non potrebbe preventivamente specificare. Secondo la Cassazione, in questa norma rientrano non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie, le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di schermo, gli atti di disprezzo, gli atti di umiliazione che cagionano una sofferenza morale nel tempo. Per quanto riguarda la violenza assistita, adesso poi ritornerò anche sui maltrattamenti, fino a pochi anni fa in Italia non esisteva una normativa specifica e quindi pertinenti al problema della violenza assistita, e la dottrina e la giurisprudenza avevano avvertito questo vuoto legislativo e quindi avevano effettuato delle operazioni ermeneutiche di queste norme in vigore e avevano dato già dei forti segnali al legislatore. E già c'è stata una sentenza, ci fu una sentenza della Cassazione della quinta sezione penale, la numero 2318 del 22 novembre 2010, secondo cui appunto che stabilì un principio molto importante, ovvero che ai fini della configurabilità del reato, maltrattamenti in famiglia, perché prima era rubricato come tale maltrattamenti in famiglia, lo stato di umiliazione e di sofferenza delle vittime non deve necessariamente collegarsi a specifici comportamenti vessatori posti in essere da un determinato soggetto passivo, ma può derivare anche da un clima generalmente instaurato all'interno di una comunità in conseguenza di atti di sopraffazione indistintamente e variamente commessi a carico delle persone sottoposte al potere dei soggetti attivi e a prescindere dall'entità numerica degli episodi vessatori. Quindi non sono poi trascorsi neppure due anni da questa pronuncia del 2010 che il legislatore è decise di intervenire con la legge numero 172 del 2012 che ha ratificato la Convenzione di Lanzarote del 25 ottobre del 2007. E quindi con l'intervento del legislatore nel 2012 l'articolo 572, quindi maltrattamenti in famiglia, poi rubricato maltrattamenti contro familiari e conviventi, ha subito delle importanti modifiche perché, come vi dicevo, l'applicazione è stata estesa anche al caso della convivenza e è stata modificata quindi la rubrica divenuta maltrattamenti contro familiari e conviventi, e poi è stata considerata una circostanza aggravante del reato l'aver commesso il fatto in danno di un minore di anni 14. Oltretutto le pene sono state aumentate. Poi il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente sul tema, su questa piaga, quindi della violenza assistita, il 15 ottobre 2013, giorno in cui è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la conversione in legge del decreto che contiene le misure contro la violenza di genere, per cui nel secondo comma dell'articolo 572 del Codice Penale è stata aggiunta una nuova aggravante che appunto è applicabile all'ipotesi di maltrattamento contro familiari e conviventi e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o alla presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quindi la violenza assistita costituisce proprio una forma di aggravante, è una circostanza aggravante. Adesso ci avviamo ad affrontare uno dei temi più sofferti, uno dei temi più dolorosi che sconvolgono le coscienze, cioè appunto la violenza e l'abuso sessuale in danno dei minori. I reati sessuali contro i minori costituiscono la manifestazione di una delle punte massime dell'abiezione umana che sconvolge sia l'opinione pubblica ma anche noi addetti ai lavori. La personalità del minore viene profondamente sconvolta da un'esperienza così precoce di aggressione all'inviolabilità sessuale, e quindi il minore che si sente, che si percepisce come mero oggetto di concupiscenza sessuale ovviamente riceve
una rivelazione brutale e traumatizzante della sessualità che viene degradata ad un atto invasivo e successivamente appunto il minore perderà la fiducia negli altri e vi sarà uno sfacelo del processo di maturazione e di socializzazione. Il nostro codice sanziona qualsiasi tipo di abuso sessuale nell'articolo 609 bis che punisce il caso di chi con violenza o con minaccia o mediante l'abuso di autorità costringa taluno a compiere o subire qualsiasi atto di tipo sessuale. E la pena prevista a tutela del minore che non abbia compiuto 14 anni va da 6 fino a 12 anni e nel caso di minore di anni 10 la pena va da 7 a 14 anni di reclusione. Poi c'è l'articolo 609 quater, il quale prevede la stessa pena anche per chi non compie la violenza sessuale nei confronti di minori utilizzando la violenza o la minaccia, proprio perché ci sono delle circostanze in cui ad esempio una ragazzina minorenne può essere indotta all'atto sessuale anche senza violenza o senza minaccia, ma ad esempio attraverso delle forme di suggestione oppure delle forme di induzione o degli allettamenti, degli inganni. Quindi sicuramente la nuova normativa in tema di abusi sessuali costituisce un grande passo in avanti, un grande passo per la nostra civiltà giuridica. C'è poi il problema della tratta degli esseri umani, cioè nel nostro ordinamento giuridico ci sono degli strumenti legislativi che regolano il fenomeno della tratta di esseri umani, sono il decreto legislativo numero 286 del 98, la legge numero 228 del 2003, la legge numero 108 del 2010 e il decreto legislativo, questo è l'ultimo, recentissimo, numero 24 del 4 marzo 2014. Perché vi parlo della tratta? Perché la tratta dei minori può avere diverse finalità, quindi sicuramente lo sfruttamento sessuale, i lavori o i servizi forzati, il conseguimento di profitti da attività illecite come per esempio lo spaccio di droga, l'accattonaggio, la schiavitù, quindi le forme di schiavitù, le adozioni illegali, la sportazione di organi e sostanzialmente nei paesi di origine questi minori vengono reclutati, queste vittime vengono reclutate e vengono ingannate con la promessa di avere un lavoro rispettabile e quindi delle prospettive di vita migliori in Italia. E, nello specifico le leggi poi più importanti che hanno disciplinato questi fenomeni, questi reati, sono la legge numero 269 del 1998 che ho citato prima, la quale ecco, per la prima volta ha previsto nuove figure delittuose a tutela del minore vittima di abusi sessuali e quindi ha previsto delle norme sulla prostituzione minorile, sulla pornografia minorile, sul turismo sessuale. Poi è intervenuto nuovamente il legislatore nel 2006 modificando la precedente normativa e quindi adottando delle pene più severe anche per chi produce o distribuisce materiale pornografico. Come vi avevo anche detto prima, la Comunità Europea ha fornito un importante contributo innovativo con la Convenzione di Lanzarote che è stata adottata il 12 luglio 2007 e che l'Italia ha ratificato nel 2012 con la legge numero 172. E questa legge del 2012 ha apportato rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge sull'ordinamento penitenziario e quindi ha innovato fortemente la disciplina sostanziale e quella processuale dei reati di pedopornografia, dei reati sessuali. E quindi con questa disciplina si è ottenuto un rafforzamento della tutela dei diritti del minore anche a seguito della decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea numero 68 del 2004 GAI. Poi l'ultimo che vi dicevo, questo decreto legislativo numero 39 del 4 marzo 2014 ha recepito una direttiva, la numero 93 del 2011,
apportando importanti modifiche al codice penale italiano in tema di reati che riguardano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, ha inasprito le pene e ha introdotto nuove circostanze aggravanti anche per i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale ed iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.